Comunque, da questi mi sa che d'aiuto ce n'arriverà poco. Aiuto. Ma te ti rendi conto che questi tra poco ci diventano parenti? Vabbè, mi sembra il minore dei problemi, scusa. Appunto, immaginati quali sono i problemi. E allora che si deve fare, scusa? Beh, che si deve fare? Che si deve fare? Che ne so io? Lo so io che si deve fare. Cosa? Che ferrellate vengono di sopra a casa nostra. Brava, dagliele tutte vinte. Via giù. Che poi almeno così idea non la cambiano per nulla. E se qualcuno vuole comprare casa, che si fa? Si dice di aspettare un altro mese e nel frattempo, non so, si trova un'altra soluzione. Scusa, che vorresti fare? Ti fa mandare abita qua? Da questi? O li vuoi buttare in mezzo a una strada? Non ho capito io. Che poi, scusa, va a finire che perdono anche l'esame di Stato. Sta a vedere. Va bene, fino all'esame. Poi, il giorno dopo, raus, fuori. Io non li voglio più vedere, va bene? Si trova un lavorino, comincia a pagarsi un affitto per conto suo e se tutto va bene ci si vede la domenica. Oh. Ma scusa, scusa, ma perché tu non lo riprendi a lavorare con te a monta condizione sole? Non è, te l'ho già detto 100 volte, 100 volte! Maurizio non lo vuole vedere neanche dipinto sul muro! Bel socio tu c'hai! E no, ed è bellino il tuo figliolo! E ci sarei ancora la Mainetti, se non rompia tanto coglioni! Fai piano! Vabbè, è arrivato l'ascensore, andiamo. Sarà meglio, vai!